Care amiche, ben trovate qui nel nostro spazio di Uncinetto Insieme del martedì pomeriggio. Come state? Io spero bene e spero che siate pronte qui con il vostro uncinetto e il vostro cappello per terminare la nostra cloche. Allora, io come vedete sono andata avanti. Come dicevamo la scorsa volta, sono andata avanti e ho raggiunto più o meno la lunghezza che mi interessa, che vedete corrisponde a quella del primo cappello che ho fatto come riferimento. Eccolo qua. Quindi ci siamo e se anche voi siete arrivate a questa altezza, possiamo iniziare a fare la falda. Allora, per concludere il nostro lavoro ci servirà ovviamente lo stesso uncinetto con cui abbiamo lavorato finora. Ci serviranno dei bottoni se volete metterli, oppure potete mettere un fiore, magari fatto all'uncinetto. A me piacciono molto questi bottoni di legno, vedete, li trovo adatti. Sì, sono sobri, sono rustici, ma nello stesso tempo danno un tocco particolare ai cappelli. Eccoli qua. Io sono indecisa se mettere questo oppure è bello anche metterne due, magari due di forme diverse, così fa un effetto carino, interessante. Quindi un bottone di legno, un ago di questi qua grossi. E le forbicine. Allora, io aspetto un attimo così vi collegate tutte. Ho visto che vi è piaciuto moltissimo l'appuntamento dell'altra volta perché ci siamo rilassate, soprattutto nel momento in cui ho messo la musica, abbiamo un po' fatto la meditazione. E a proposito di questo, mi è venuta un'idea, mi è venuta un'idea che vorrò proporre qui sul canale e che proporrò anche in appuntamenti dal vivo, probabilmente per la primavera che sta alle porte, in collaborazione con un'associazione culturale, un'associazione che mi ha contattato. Diciamo una realtà molto interessante dedicata al benessere della persona, ci sono naturopati, si fanno corsi di meditazione, di danza meditativa, insomma queste cose un po' particolari dedicate al conoscere se stessi, al cercare, di stare bene con noi e con gli altri Questa associazione era molto interessata al corso di uncinetto, proprio visto come terapia, come ne abbiamo parlato nella puntata dell'altra volta, parlando del libro e della maglia terapia, vi ricordate? Bene, e parlandone, evidentemente le cose si attirano e proprio questa settimana questa associazione mi ha contattato. Quindi, ho in programma tante belle cose, perciò seguite il canale, mi raccomando, sostenetemi, condividete anche su WhatsApp con le vostre amiche i video che vi piacciono, commentate anche un semplice ciao, come fa per esempio Antonella, che in tutti i video mi commenta ciao con un cuoricino. Questo è sufficiente perché i commenti fanno sì che i video vengano visti dal famigerato algoritmo di YouTube e vengano promossi. Io faccio tutto da sola su questo canale, non mi aiuta nessuno, non ho sponsor, non ho particolari collaborazioni se non con qualche piccola realtà di produzione di filati. E quindi le uniche che possono aiutarmi siete voi, care amiche, voi che mi seguite sempre con tanto affetto. Perciò commentate, condividete e insomma state con me in compagnia. Bene, adesso possiamo smettere di blaterare, altrimenti poi la gente si stufa.
iniziare a fare il nostro, la nostra falda. Allora, se ci siete, iniziamo. Poi faremo anche 10 minuti di uncinetto relax, come l'altra volta, visto che vi sono tanto piaciuti e che qualcuno mi ha scritto che sono stati veramente utili. Sono arrivati quei minuti così di relax con la musichetta a puntino e quindi lo facciamo anche oggi. Allora, per fare la nostra falda, quando una volta arrivati alla lunghezza giusta, e cioè come dicevamo l'altra volta, la falda, il cappello ci deve arrivare a metà fronte e un po' prima del lobo dell'orecchio, dobbiamo tenere sempre il nostro marcapunti. Io lo tengo perché comunque è un riferimento di inizio e fine del giro. Io ho già iniziato questo giro, ma non importa. Dobbiamo fare alcuni aumenti. Quindi finora avevamo lavorato senza aumentare più, adesso ricominciamo con gli aumenti. Quindi iniziamo. E distribuiamo lungo questo giro 6 aumenti. Io dico 6, però possono variare. Se avete magari un filato molto più spesso del mio, potrebbero bastarne 4. Secondo me, con questo filato per iniziare ne servono 6. Quindi lavoro le mie maglie basse e ad un certo punto nella stessa maglia ne faccio un'altra, quindi ne lavoro due. Faccio l'aumento. Chiaramente non li facciamo tutti nello stesso punto, ma cerchiamo di distribuirli lungo tutto il giro. Non ho contato le maglie, perciò non c'è un numero di maglie ben definito da intervallare, scusate, tra un aumento e l'altro. Li possiamo fare un po' distribuiti. Allora, per esempio, qui ne faccio un altro, poi vado avanti e ne ho fatti due. Vado avanti con la mia lavorazione. Nel frattempo vedete che ho preso un po' di pratica con questi tre fili e questo filato bouclé che mi ha fatto impazzire durante la prima puntata, ma insomma dovevo prenderci la mano, adesso faccio meno fatica. Mi fa ancora degli scherzetti, tipo resta indietro un filo, ma tutto sommato è fattibile. Allora, qui ne faccio un altro, quindi altro aumento, lavoro ancora le mie maglie senza aumentare. Qualcuna di voi mi ha scritto che il cerchio, la corona del cappello, questa qui che abbiamo lavorato nelle prime puntate, a me è venuta piatta, invece a questa persona è venuta un po' ondulata, nonostante abbia seguito le indicazioni. Può succedere, io l'ho visto succedere anche nei corsi dal vivo, quando abbiamo lavorato tutto il cappellino, ad alcune veniva piatta, ad altre veniva ondulata. Allora, questo può dipendere dal fatto che o vi siete sbagliate e avete fatto più maglie di quello che credete, e questo succede molto spesso, oppure è colpa del filato o della vostra mano. I fattori sono vari, soprattutto perché si vede proprio che quando un lavoro si fa, per esempio, lo fanno 6 persone, magari a 2 viene ondulato e alle altre 4 viene piatto. E lì dipende dal fatto o che avete fatto degli aumenti in più o dal filato troppo morbido o dalla vostra mano. Non resta altro che disfare il lavoro e rifare con meno aumenti, perché evidentemente se avete sbagliato
dovete contare le maglie e fare meno aumenti. Se si tratta del filato e della vostra mano, evidentemente questa situazione necessita meno aumenti. E quindi questo è quello che consiglio io. Bene, adesso qui facciamo un altro aumento e ne farò un altro prima di chiudere il giro. Succede molto spesso, cioè molto no, però succede a volte che dipenda proprio dal filato o dalla mano, per cui quando a me qualcosa viene piatto, a un'altra persona, una persona mi dice a me è venuto ondulato, mi è venuto troppo morbido, purtroppo è così, può succedere. E qui faccio l'ultimo aumento. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto gli aumenti. E adesso, in questo secondo giro della falda, non farò altri aumenti per il momento. Continuerò a lavorare senza aumentare più, sfruttando quelli che ho fatto. E vedrete che così facendo si comincerà già a vedere l'effetto campana. Quindi la falda si allargherà un po'. Ecco qua, vedete, dopo un giro il cappello comincia già a fare un po' la forma a campana. Vedete che non si chiude più come prima, ma si sta allargando. Però questo filato, devo dire, è poco elastico. Quindi adesso io in questo giro farò altri 6 aumenti. Non deve essere la regola per voi, dovete regolarvi in base al vostro filato, al filato che avete, perché certe volte mi è capitato che per ottenere l'effetto campana bastasse una sola riga di aumenti. Allora, adesso qui io ne faccio uno, proseguo. Qui ne faccio un altro e siamo a due. E vado avanti a lavorare. Qui il filo mi sta facendo lo scherzetto. Ecco. E qui ne faccio un altro. Siamo a 3. Questo filato dà un tessuto molto pesante. È proprio un bel cappello per il freddo e per la nebbia che c'è stata in questi giorni. Ecco, qui faccio un altro aumento, siamo a 4. E andiamo avanti. Allora, ho visto che vi sono piaciuti molto i guantini con le rose. Li farò un tutorial, visto che vi sono piaciuti e me l'avete chiesto. Qui faccio un altro aumento. E poi, questo è il periodo dei guanti, dei mezzi guanti. Ne ho creato un altro paio con tutti i gomitolini di filato avanzati e sono proprio carini.
Ecco, qui faccio un altro aumento. Sono veramente carini. E vi farò il video anche di quelli perché sono proprio belli, super allegri, anche da regalare magari a una bambina, una ragazzina. Ecco, qui faccio l'ultimo aumento e finisco il giro. Ecco qua. E poi questi ultimi guantini di cui vi stavo parlando si possono fare con veramente i gomitolini, quelli piccoli, i rimasugli proprio di filato, che a me dispiace buttare via e che tengo, mi servono appunto per fare. Ops, scusate, ho dato un pugno alla videocamera. Li tengo proprio per fare questi lavori. E quindi anche questo video arriverà sul canale. Devo trovare un po' di tempo perché veramente in questo periodo sono piena di richieste, di commissioni, di idee, di posti in cui devo andare, accordi che devo prendere. Insomma, ci vuole un sacco di tempo per organizzare tutto, per gestire tutto. Bene, adesso giro la videocamera e facciamo un po' di uncinetto relax. Eccoci qua. Allora, adesso ci mettiamo comode sulla sedia, ben appoggiate, non sospese, possibilmente nella posizione che a noi piace di più, e prendiamo il nostro lavoro. Ora dobbiamo fare il giro senza aumenti, quindi non ci preoccupiamo proprio di fare nulla, dobbiamo solo lavorare e liberare la mente dalle preoccupazioni, dallo stress e dai pensieri. Quindi vi metto la musichetta rilassante, respiriamo profondamente mentre cominciamo a lavorare. Con tranquillità, senza tirare il filo, sentiamo l'uncinetto nelle nostre mani e vediamo come il filo scorre attraverso i punti in modo fluido. Fluido come i nostri pensieri. E il nostro respiro, ricordiamoci di respirare, respirare in modo profondo. Ascoltiamo questa musica rilassante, ascoltiamo il fruscio del filo nelle nostre mani e del filo che passa attraverso i punti. La nostra attenzione è concentrata su quello che dobbiamo fare, sul nostro lavoro. Osserviamo l'uncinetto che entra nel punto, estrae il filo, riprende il filo e poi lo fa passare attraverso le due asole. La nostra unica preoccupazione è questa, non ce ne sono altre, non abbiamo pensieri negativi. La nostra mente è libera.
è limpida come un cielo azzurro e noi ci concentriamo solo sul nostro lavoro. Lavoriamo in modo consapevole, non pensiamo alle preoccupazioni e al futuro, siamo solo qui, ora, con il nostro bellissimo lavoro. Eccoci qua, ritorno sulle mani e perché io mi fermo, sono arrivata alla lunghezza che mi va bene. Vedete che la cloche non si è chiusa come una cuffietta, ma ha assunto questo effetto campana, proprio cloche, che è una parola francese che vuol dire campana. E io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri per costruire la falda e mi fermo qui. In questi cappelli non serve costruire una falda enorme, grandissima, basta che sia della lunghezza giusta e che si possa risvoltare un pochino in questo modo, perché se voi guardate le foto dei cappelli anni 20, erano proprio cappellini che calzavano perfettamente, anche abbastanza stretti sulla testa, e avevano queste falde piccole che si potevano risvoltare sulla fronte, di lato, oppure alcuni anche dietro. Quindi vedete che anche questa comunque non è, la falda è piccola. Bene, adesso che cosa facciamo? Adesso io mi fermo qui alla fine del giro con una maglia bassissima, in questo modo, chiudo il giro, e se vogliamo dare una rifinitura più carina, più definita al bordo, io consiglio sempre di fare il punto gambero. Il punto gambero come si fa? Si fa semplicemente tornando indietro. Per agevolarmi faccio una catenella e invece di andare avanti torno indietro con l'uncinetto, lo infilo nella maglia precedente e lavoro una maglia bassa. Torno indietro e faccio una maglia bassa. In ogni maglia lavoro una maglia bassa all'indietro. Vedete? Adesso con questo filato non si vede bene l'effetto in video perché è un filato bouclé, lo dico, quindi poi non scrivetemi ma non si vede, ma il filato è scuro, lo dico perché l'ho detto 10 volte e c'è ancora qualcuno che nei commenti mi scrive ma non si vede, ma questo non è un tutorial. È uno spazio, lo ripeto, che io faccio per lavorare insieme a voi, per rilassarci, per creare qualcosa. Tra l'altro, in questo uncinetto insieme bisogna anche un po' saper già lavoricchiare, nel senso che bisogna saper fare, conoscere almeno la maglia bassa, che è proprio la base dell'uncinetto. Quindi se uno sa fare la maglia bassa,
Insomma, avete visto che questo cappello, comunque come lavorazione, è semplice. Non serve vedere chissà quale punto. Quindi noi facciamo tutto il bordino con questo punto gambero, che crea un effetto. Intanto serve a stabilizzare il bordo. E poi crea un effetto di rifinitura, vedete, anche se comunque si vede poco con questo filato, magari se voi avete un filato più chiaro, un filato tinta unita e non bouclé, si vedrà sicuramente, però guardate, la differenza c'è. Quindi proseguiamo così lungo tutto il perimetro del cappello a lavorare a punto gambero. Ecco qui, vedete? Siamo arrivate alla fine del giro. Entriamo qui e facciamo una maglia bassissima per chiudere il giro, proprio come dove avevamo iniziato. Adesso io ho i problemi con questo filato a tre capi, però ecco, ci sono riuscita. Faccio una catenella e taglio il filo, i fili, anzi, ecco, tiro bene. Qui posso togliere il marcapunti perché non mi serve più. La cloche è finita. Adesso prendiamo l'ago e nascondiamo subito la codina, tanto ce n'è solo una da nascondere. Io entro qui e la nascondo proprio qui, all'interno di questa specie di cordoncino che ha creato il punto gambero. Eccolo qui. Tiriamo. Questo filato fa molto attrito. E adesso tagliamo. Ecco, quindi le codine sono sparite tutte e questa è la nostra cloche. Guardate che bella! Avete visto? In tre incontri abbiamo fatto un bellissimo cappello. Adesso io vi consiglio di provare la cloche allo specchio. E vedere su di voi come posizionare la falda, perché io trovo che bisogna sempre provare prima di cucire poi la falda. Se vi piace cucita, potete anche lasciarla così e portarla in questo modo, libera. A me piace cucita col bottone, quindi la provo e poi vado a cucire il bottone. Ecco, io l'ho provata, ho messo un marcapunti qui dove voglio cucire. A me piace molto tirata su la falda, tirata su parecchio da una parte, da un lato, quindi un lato che lascia il viso un po' scoperto e l'altro lato e dietro invece che scende. Mi piace molto, la trovo molto elegante. Adesso vado a mettere questi due bottoni, ne vorrei mettere due in questo modo, perché mi sembrano carini, oppure uno solo così. Allora, direi che intanto ne metto uno perché purtroppo gli altri hanno i fori piccolini. Vedete, sono molto graziosi, però potrei lasciare. Sono molto graziosi, però questo ago non ci passa, quindi io vado qui a posizionare il mio bottone e faccio passare l'ago.
Mettere il bottone è una cosa velocissima, con questi filati così. Facciamo un nodo per fermarlo e poi ripassiamo così. E di nuovo. Tanto non serve che abbia una grandissima tenuta questo bottone perché ci serve solo per bellezza. Non deve tenere nulla. Direi che ci siamo. Fermiamo qua il filo. Con un nodo e io lo nascondo già la codina, visto che ho già l'ago, e così posso tagliare subito il filo. Ed ecco qua, la cloche è pronta. È pronta, vedete come va portata. Io la porto così. Ecco, adesso ve la faccio vedere indossata, così vi rendete conto. Ed ecco qua, vediamo se riesco ad illuminare bene. Questa è la mia cloche finita. Guardate che bella, questo modello io lo trovo strepitoso, molto elegante. Vedete, a me piace portarla da una parte tirata su, mentre questa parte che scende giù fino a coprire una parte del viso e dietro la falda mi copre il collo. Tra l'altro questo filato è caldissimo e questa è la mia cloche. Bene, io vi saluto, vi auguro buona serata, buona cena, buonanotte. Spero che in questo uncinetto insieme abbiate imparato qualcosa, vi siate rilassate, vi siate divertite. E, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video, con i prossimi video qui sul canale e tante sorprese, spero piacevoli. Ciao a tutte, grazie di aver seguito Uncinetto insieme, un abbraccio. Fate la cloche, guardate che bella. Ciao, buonanotte.